Chi è Antonio Infantino? Ma questa è una domanda quasi a tradimento, direi. Io avevo sempre una tendenza, non dico filosofica, ma aforistica, ovvero rispondere, sintetizzare sempre in una sola frase. Mario Truffelli disse: Antonio Infantino è come le nuvole. Sai, non quelle nere del cattivo tempo, ma quelle che si muovono, camminano continuamente, non sai mai quando viene, non sai mai quando va né dove va, da dove viene e dove va. È un po', credo che mi non solo rappresenta me, ma ognuno, ogni essere umano. Diciamo, credo che siamo per tutti pellegrini, pellegrini della vita, e da questo punto di vista mi affascina molto sia la transumanza come movimento dei popoli, delle genti, delle tribù, come elemento di scambio, di scoperta, e sia il tarantismo, perché è questa scoperta di se stessi, addirittura fino all'autoguarigione da un male qual è la morte in agguato, che è il morso velenoso del ragno. Infatti va sottolineato che non è il ragno, molti mettono, siccome va di moda, mettono il ragno, ma la questione non è il ragno, è che un punto infinitesimale, un granellino, un pizzico di veleno può annientare la vita di un essere umano o di un toro, di un elefante. Quindi è un momento, il tarantismo e questa cultura è un momento di riflessione sull'intera esistenza. Tant'è vero, lo stesso Einstein sottolineava proprio, insomma, c'è passato un documentario alla televisione dove sottolineava, ed è bene che ci ricordino queste cose, sottolineato come un punto piccolissimo, cioè quindi il più piccolo che c'è, riassume in sé il più grande possibile, quindi il grande e piccolo coincidono e convergono. Questo trasportato su scala umana, sociale, ognuno di noi, pur essendo, serve a superare anche le classi stesse, i razzismi, l'isolazionamento di classe, quindi sia il razzismo che il gioco delle classi, perché ogni particella di ciò che esiste al mondo, in realtà, come si suol dire, come di fatto è, ha una propria dignità esistenziale. Quindi Antonio Infantino è uno che cerca, come tutti gli altri, cioè Antonio Infantino è quello che vedo allo specchio, ma io cerco questo specchio di vedere l'umanità, di vedere ognuno e quindi di rispettare gli altri come rispetto e amo me stesso. Avete bontà,
giovinotti e belle figliole. Quasi di rota. Quasi di rota. Cittadino del ventesimo secolo, sicantropo. Come va? Come va la vita? Guarda il sole che nasce e grattati la pancia. Coca-Cola. Guarda il sole che nasce, grattati la pancia. Anonimo cittadino del ventesimo secolo. Come va? Come va la vita? Frigorifero, l'aspirapolvere, il tritacarne, l'asciugacapelli, l'iPod, l'internet, Facebook, Jaguar, l'aereo, la televisione, la casa al mare, non c'è che un del ventesimo secolo, prendi di pubblica opinione la tua masturbazione, lo sai meglio di me, lo sai meglio di me, che non ami che te. Avete bontà, facci di rota, facci di rota, facci di rota.
Arrivederci e grazie.